Ciao, ciao a tutti, un bacio a tutti. Buon anno, primo video dell'anno. Sto girando questo video il primo di gennaio, voi lo vedrete online il 2, quindi ciao a tutti. Nuova collaborazione con una mia amica con la quale già collaboro per quanto riguarda le ricette, Sara del canale Sara Frenchy. Sotto nell'info box metterò il video link, cioè no, il link del video gemello al mio. Allora, nuovo anno, nuova collaborazione. Volevo pubblicamente salutare Valentina con la quale ho collaborato fino adesso e con la quale farò altre collaborazioni, però per, diciamo, motivi organizzativi. Si è deciso un attimino di dividere un attimo le strade, ma questo nulla toglie alla nostra conoscenza che continua ad andare avanti al di fuori di YouTube e comunque ci saranno delle collaborazioni anche con lei. Quindi Valentina sarà sempre con me nella mia vita. Ti ringrazio, ti mando un bacio, Vale. Grazie per aver collaborato con me. Diciamo che mi sono trovata veramente molto bene nel svolgere con lei ogni mese questi video. Con l'anno nuovo, praticamente ho passato, abbiamo passato, ha passato il testimone ad un'altra ragazza, cioè no, i video, perché l'altra ragazza l'ho scelta io, Sara. Allora, Sara, ciao amore, primo video dell'anno con te. Allora, i preferiti, ed essendo i preferiti questo video nostro, praticamente abbiamo buttato giù una lista che fosse proprio, diciamo, nostra completamente. Quindi i punti sono 10 questa volta, sono di meno, concentrati per quanto riguarda il suo canale e il mio. Il suo canale che a me piace molto perché comunque interessa tutto ciò che riguarda tutto ciò che riguarda la casa. Quindi passiamo dal mangiare, e sono le collaborazioni che facciamo sempre insieme, a proprio alla gestione, ai detersivi, i consigli, da tantissimi consigli. È bravissima, io l'adoro, quindi sono felice. E questa lista l'abbiamo stilata io e lei. Allora, sono 10 punti, il mio quadernino dove tengo tutte le domande, tutte le risposte che io mi preparo. Diciamo nell'istante in cui ci stiamo per avvicinare alla fine del mese. Queste sinceramente le ho preparate ieri perché avevo un po' di punti in testa, cioè no che me, cioè un po' di punti da dove, diciamo, cioè un po' di ecco. E praticamente adesso andiamo a vedere dove li ho scritti. Eccoli qua le domande e le risposte, le ho scritte tutte ieri sera. 10 punti ho detto. Allora, accessorio preferito. Metto innanzitutto la penna perché voi sapete che sono tutti video. Ma dov'è? Ah, eccola. Sono tutti video improvvisati del momento, cioè una volta che scrivo quello che devo dire, vi devo far vedere e poi alla fine parla a ruota libera perché non so brava a fare i tagli e quindi accendo e chiacchiero. Allora, accessorio preferito. L'accessorio preferito ve lo mostro subito. Sono questi orecchini che io ho pagato 4 euro da NKD. Aspettate che ve li metto un attimino meglio perché dondolano un pochettino. Allora, ultimamente sto indossando, tranne quelli di Natale che non vedo che mi aveva fatto Paola, l'ho lasciati di là in camera. A forma di alberello che praticamente pendono, devo fare il video, non l'ho mandato online, vi sto dicendo una cosa che non sapete di cosa sto parlando. Paola, la mia amica, a Natale mi ha fatto un pacco. All'interno c'erano degli orecchini a forma di alberello che aveva fatto lei col filo d'acciaio verde, bellissimi. Ve lo devo far vedere quel video, l'ho già girato, lo devo mettere online. Tranne quelli che sono pendenti, ultimamente sto utilizzando questi orecchini al lobo che io amo profondamente. Da NKD ce ne sono veramente tanti. Io questi qui è sotto in acciaio, poi c'è la perla e poi c'è il punto luce. A me piacciono, non, diciamo che non, non, non,
non mi impegnano, ecco, non mi impegnano tanto, mentre il pendente un attimino c'è bisogno di un riguardo diverso, no? Per quanto riguarda l'abbigliamento, perlomeno io lo vivo così. L'orecchino al lobo, ecco, un attimo, te lo infili e stai sempre in ordine. Quindi ultimamente mi stanno piacendo tantissimo e li sto cercando. Quindi questi qua, quelli che rispondevano, dici, ah, Erika, ce l'hai fatti vedere già, cosa ci fai vedere ancora? C'hai ragione. E quindi questi. Poi, detersivo del mese, ecco il secondo punto nuovo. Detersivo del mese col quale io mi sto trovando benissimo, è un ammorbidente preso in offerta, 1,20 euro mi sembra, 1,29 euro, 1,20 euro, 25, 1,25 euro della Lenor, acquistato da Acqua e Sapone. Questo qui sono 650 ml. Questa profumazione Ambra e Gardenia è uno spettacolo, ma un profumo, se la batte lì col Mon Amour, che comunque non trovo mai, io non trovo mai il Mon Amour, è quell'azzurro, ma devo cercarlo perché non lo trovo mai, è quello che va via prima, è più buono, non c'è niente da fare, ma questa se la tiene bene, questa la batte bene, quindi questo qui a me piace tantissimo e ve lo mostro più che volentieri. Poi, terzo punto, la migliore offerta, allora, la migliore offerta, essendo io uno che va dietro proprio alle offerte, la migliore offerta non ve la so dire proprio, però quello di cui sono certa, che a parte che mi sto accecando, quello di cui sono certa è che gli sconti e le offerte del risparmio casa, al quale io mi servo spesso, del risparmio casa difficilmente li trovo da altre parti, ecco, se la batte un po' con l'acqua e sapone, perché scusate, ma mi sta pizzicando il naso. Sapete che ogni tanto io ho dei pizzichi dentro al naso, eccoci qua, qua ce ne... E quindi andiamo avanti con questo video. Quindi mi piacciono le offerte che fa il risparmio casa, mi permette comunque di poter acquistare più di un prodotto perché gli sconti sono veramente molto forti sempre. Quindi a me il risparmio casa piace molto. Altro punto, cibo preferito, io quello che ho preferito nel mese di dicembre, le lasagne in bianco, soprattutto sotto le feste, l'ho fatte più di una volta, mi piacciono veramente tantissimo le lasagne in bianco, comunque a differenza di quelle col sugo mi risultano un po' più leggere e dovrò fare un video ricetta. Farò una ricetta, se a voi ve garba, farò una ricetta a queste lasagne in bianco che mi escono veramente molto bene, miracolo, e quindi quando una cosa mi esce bene ve la elargisco così su un piatto, ve la metto su un piatto. Poi 5, make-up, ecco un nuovo punto che avevamo tolto con Valentina, ma che abbiamo reinserito con Sara, ed è il make up. Ovviamente io non sono una che si make up sempre, però quando ho un oggettino lo metto. Se non dovessi averlo il mese successivo, dico make up, ma che volete da me? Non vi conosco. Allora, questo qui della Debbie, il numero 04, 04, pagato 3,99 mi sembra, 4 euro, e mi piace perché. Infatti c'erano altre colorazioni, prenderò anche le altre, nonostante lì per lì mi sembravano un po' chiare perché erano rosa chiaro chiaro, ce n'era uno normale, uno con i glitter che non comprerò mai ovviamente, ma uno rosa chiaro 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 che proprio era proprio colore labbra, mi piaceva moltissimo, non l'ho preso perché ho preferito questo che diciamo colora senza appesantire, ecco, il volto, ecco, io che sto già pesante di mio, metteci qualcosa che mi appesantiva, insomma, non mi piace. E questo qui l'ho trovato veramente buono, è una colorazione leggera, però ecco, nell'istante in cui passo così, Jerica, questo è tinti proprio altro che... No, questa qui nell'istante in cui poi si va a passare, vedete, colora, vedete, così si vede, colora senza appesantire, ecco, senza appesantire le labbra, quindi diciamo che in questo periodo invernale l'ho apprezzato molto, lo porto spesso. Adesso indossi, no, porto completamente un'altra cosa, però vabbè, ho portato anche video fa, video fa. Allora, prodotto beauty numero 6 e io vi posso far vedere il regalo che mi ha fatto
Miki quest'anno mi ha rifatto perché l'avevo finito ed è Narciso Rodriguez che giustamente ci siamo scambiati già noi. Oh, perché non si apre questo qua? Ah, non si apre? Ah, ecco. È un profumo che a me piace tantissimo e me lo sparo. Mi piace veramente tanto e questa volta, oltre al diciamo al profumo, nella scatola che lo conteneva, mi ha praticamente regalato anche il bagnoschiuma e la crema corpo. Casomai su Instagram poi metterò la foto del regalo che mi ha fatto. È stupendo, bagnoschiuma, crema corpo, il profumo, cioè stai profumata per 20 anni, ecco, per 20 anni. Quando uso il bagnoschiuma e la crema corpo non metto il profumo, ovviamente, perché sennò sembro proprio me si sente a chilometri e chilometri. Però veramente buona la crema e il bagnoschiuma sono veramente buoni, ma buoni, buoni, buoni. Quindi questo è il mio prodotto numero 7. Prodotto flop, altro video, sì, altro giro, altra corsa, Erika. Altro prodotto flop, io l'unica cosa che mi è venuta in mente è questa. Allora, chi va all'Eurospin l'avrà visto sicuramente nella zona Panettoni Pandori. Quest'anno hanno messo il tronchetto, forse anche l'anno scorso l'ho visto stanno, il tronchetto tre cioccolati dell'Adolciando, insomma, il prodotto quella lì dell'Eurospin, quindi è un tronchetto e l'unica cosa che è quando lo apri è che c'ha la forma di un tronchetto, di un tronco d'albero. Quindi questo ho detto, ah, però guarda tu, dice non delude, non delude, la foto è uguale al prodotto, chissà adesso quando lo apro ci devono essere tre cioccolati bianco al latte e fondente, quindi dovevano esserci delle spruzzate dentro di cioccolato bianco, poi ci dovevano essere dei confettini di cioccolato fondente e cioccolato al latte. Ma qua lo bagniamo a nozze. Allora, io vi posso dire una cosa: che era secco sto tronco probabilmente perché la cioccolata si era asciugata, non c'era niente. C'erano 3-4 schizzate così giusto per fare qualcosa. Cioccolato bianco assolutamente no. C'era una specie di glassa aromatizzata che in teoria doveva essere cioccolato bianco, ma era giallo. Quindi io un attimino così dicendo che è cioccolato bianco è giallo. No, quello era proprio pareva proprio le creme, ecco, più che cioccolato, proprio una crema all'interno del tronchetto che con l'idea del tronchetto non c'entrava proprio niente. Quindi noi abbiamo mangiato Pandoro. Quindi diciamo che il prodotto flop è stato questo, l'ho comprato, non lo comprerò più, cioè che a Natale è finito, ma non lo comprerò più l'anno prossimo. Ecco, l'anno prossimo non lo prenderò perché è una grande tavanata, proprio altro che flop, è proprio una tavanata grossa. E mi dispiace perché l'ho anche regalato e quindi non ho fatto la mia bella figura, però io ci sono andata col cuore pulito perché l'ho comprato pure per me e invece quando l'ho aperto Pandoro, per se Pandoro era buono, per essere il tronchetto, tre cioccolati, assolutamente no. Allora, 8. Ah, ultimo, cos'è? Ultimo oggetto acquistato. Io perché ho il carrello qua? Perché volevo far vedere l'ultimo oggetto acquistato. Sono questi contenitori acquistati all'IKEA a 1 euro, color Tiffany. C'erano anche bianco, blu elettrico. Allora, bianco, blu, rosso e Tiffany. Io ho preso Tiffany, eccolo qui, ne ho presi tre e adesso me lo posiziono qui ed avendo un attimino giostrato un po' tutto col Tiffany, un po' tutto così quest'anno, quanto mi sto divertito con sto carrello, voi potete capirmelo, lo trascino dentro casa come se non ci fosse un domani. E veramente devo fare anche il video delle mie agende, come le ho gestite, che quest'anno è proprio un bijou, quindi devo fare questo video. Poi penultimo preferito del proprio canale e io vi posso dire che quest'anno ho questa agenda tipo borbonese che già avevo ma che non gli avevo dato tanta fiducia e che invece quest'anno acquistando dei refill io mi tengo in borsa e ci scrivo pure, non posso dirvelo, de tutto, de tutto. E poi questa mi rimane l'agenda che tengo sempre con me, che nell'istante in cui mi viene in mente qualcosa segno, dopodiché lo divulgo nelle altre che ho qui.
Questa è un'agenda che, torno a ripetere, avevo sempre avuto, ma avendo gli anelli molto piccoli, ma proprio microscopici, sembra tipo una pocket, c'ha cioè gli anellini piccolissimi, mi rimaneva molto scomoda. E invece quest'anno ho deciso, proprio perché è così piccola, di tenermela con me. E quindi sono contenta, ecco, sono contenta. Ultimo prodotto, frase o libro preferito? Io ho deciso sia la frase che il libro preferito. Allora, questo mese, veramente è un po' che ce l'ho, ma lo sto leggendo adesso, è questo libro di Henry Miller, Insomnia, bellissimo, è bellissimo, stupendo. Questo non si trova, cioè nei computer, la Mondadori esiste, però non si trova, non c'è fisicamente, quindi io ho dovuto pagare una tassa in più per farmelo arrivare da non so che, ma io lo volevo e quindi l'ho preso. Il bello di questo romanzo è che comunque sono pensieri che Harry butta giù su un foglio, che poi è scritto dietro, non è che vi sto a dire chissà che, non è che sto facendo uno spoiler. Praticamente, essendosi lui innamorato di una ragazza più grande di lui, lui è un 75enne in questo periodo del libro, mi sembra 75enne, mi sembra, non mi ricordo, praticamente vive l'angoscia amorosa nel pensare a questa donna, ecco, con la sua maturità. Pensa a questa donna ed è veramente molto bello quello che scrive, quello che dice, mi piace veramente tanto. E la cosa più bella è che comunque il libro non contiene molte pagine, ma è diviso in tre parti. Nella prima c'è proprio il testo, il libro stesso, sono pochissime pagine. Nella seconda parte invece c'è il testo originale scritto, vedete, di suo pugno ovviamente, sono le pagine stampate, scritte da lui. E poi nell'ultimo, questo è lui, nell'ultimo tratto del libro ci sono praticamente tutti i disegni collegati all'angoscia dei suoi pensieri riguardanti sempre questa ragazza. Allora, ci dovrebbero essere anche le foto, che troppo lunga diventa la cosa, quindi questo libro. E la frase che comunque lui dice, una delle tante frasi che lui dice all'interno di questo libro è questa: l'unica cosa che non riceviamo mai abbastanza è l'amore, e l'unica cosa che non doniamo mai abbastanza è l'amore. Ed è vero, è una realtà vera, e quindi mi è piaciuta così tanto che me la sono appuntata e la condivido con lui. Allora, il video è finito, dopo 17 minuti, Erika, video finito, però io dovevo comunque presentare questa nuova lista di cose e vi invito ad andare a vedere il video di Sara perché sicuramente sarà più bello del mio, sicuro, sicuro, che lei è molto interessante nelle cose che espone. Quindi vi invito ad andarla a conoscere e approfitto ancora di questo momento per rinnovare i miei auguri di buon anno. Ho fatto tantissimi propositi belli ricchi, non ne rispetterò manco uno, ma io ci provo, ecco, come ogni anno ci provo. Vi mando un bacio, grazie per essere stati con me, ciao, auguri di nuovo e ciao!